Buon appetito. Cominciamo con l'introduzione. Allora, il tema è la fragilità. E siccome c'è sempre qualcuno che dice meglio le cose, leggo un brano di Giorgio Gaber. Io ti sfioro e non so quanto sia emozionante. Tu mi guardi e mi chiedi se sono presente. Io penso alla nostra impotenza ad un gesto d'amore. Sì, quel senso vitale che un po' si conosce, qualche cosa di dentro che affiora, che cresce, la voglia di credere anche ad un gesto d'amore. Non dico l'amore che sappiamo un po' tutti, non dico l'amore che ci capita spesso. Per amare io devo conoscere e amare me stesso. Camminare in un posto, mangiare qualcosa, sentire che sei in una stanza, adoperare le mani, toccare un oggetto, capire la sua consistenza. Imparare a sentire il presente in un tempo così provvisorio. Essere giusti su un metro di terra, sentire che il corpo è in perfetto equilibrio. Peccato, io non so mangiare. Peccato, io non so dormire. Non so camminare in un prato, non so neanche amare. Peccato. Questo è Gaber. Insomma, la fragilità per me, perlomeno, è l'impotenza di conoscersi, di esprimersi, di provare un gesto naturale, di essere perlomeno almeno fedeli a se stessi, perché viviamo in un mondo che, diciamo, ha abbandonato la religione, le ideologie, quindi non c'è l'appartenenza che ci definiva, abbiamo infinite possibilità, un mondo infinito, però sembra quasi una libertà obbligata. Facciamo delle non scelte, proviamo un po' tutte le strade senza trovare mai quella giusta, giusto per non perderci alcuna possibilità, ma alla fine rimane solo una gran confusione in cui non sappiamo appunto chi siamo, non abbiamo tempo di esplorarci più che altro, andiamo sempre di fretta, le cose si cambiano e si gettano in un attimo e quindi ci ritroviamo così, confusi e fragili. Ma adesso io non è che voglio fare una seduta psicanalitica, visto che ci sono mille generazioni diverse, capire se qualcun altro ha la stessa fragilità o diversa? No, io sono diventato, non fosse che l'avanzare dell'età ti mette di fronte a una fragilità. Credo che nessuno è esente a confrontarsi con la propria fragilità. No, però voglio dire, secondo me c'è più consapevolezza man mano che cresci, no? Che non vuol dire soltanto che invecchi, ma che cresci. Sì. Allora, il problema è saper crescere, imparare a crescere. Quello è il grosso problema. Quindi voglio dire, il problema è crescere bene con se stessi e portare avanti le cose, i propri interessi. Non... Dopodiché esiste la fragilità alla nostra età, che dice lui, che è questo avvicinarsi alla fine, che tu cominci a percepire a un certo punto della tua vita, no? Sai che ti avvicini, ti confronti con i tuoi coetanei, vedi che hanno... grosso modo malattie, incidenti, ictus, infarti, cose di questo genere, e allora lì torni ad essere fragile effettivamente, no? Perché cominci a pensare adesso da chi dipendo, da chi dipenderò, ma è molto diverso dalla vostra posizione, ovviamente. Sì, anche io allora mi collego subito questa cosa qua, cioè sicuro se l'avvicinarsi alla morte è un fatto di età, diciamo di decadenza, senz'altro. Di percezione del tempo. Sì, percezione, ok. Secondo me la lotta con la fragilità, almeno quella che ti mobilizza, la vinci proprio avvicinandoti alla morte. Soprattutto da giovane. Da giovani, secondo me, invece bisogna cercarsela. Per avere poi quella percezione lì, davvero, di essere vivi e di non... e di essere meno fragile. Può essere un allenamento per
tipo il finale di Full Metal Jacket, insomma. Quello di Full Metal Jacket che dice io sono vivo, cioè sono ancora vivo e non ho più paura. Sì, alla fine sì, poi in realtà la paura secondo me è una cosa diversa dalla fragilità. Può essere una declinazione, se hai paura di sbagliare allora è una fragilità, sì. Ma se hai paura perché è giusto aver paura, cavolo. Quello è quello che poi ti fa rimanere vivo fisicamente. Sì, sì, quella paura lì. Sì. Non mi è chiaro perché stiamo associando il concetto di fragilità a quello di morte. No? Nel senso che io non vedo la morte come un punto di fragilità, ma come un naturale cambiamento della vita. Così come l'infanzia, l'adolescenza, la maturità, la vecchiaia, no? È un arco in cui ci sono dei cambiamenti che in qualche modo sono biologicamente scritti e che quindi in qualche misura ci aspettiamo. E poi possiamo, ci sarà un momento in cui ne siamo più o meno consapevoli, poi da bambino fatichiamo a comprenderlo, poi arriviamo a un certo punto, succede qualcosa per cui ce ne rendiamo effettivamente conto. Però non lo vedo tanto come un punto di fragilità da questo punto di vista. Io sono stato educato all'idea che la fragilità umana coincideva con la morte, cioè il fatto che non siamo onnipotenti. Certo. Poi la presa di consapevolezza attraverso il dolore, che infrange, viene meno un legame, viene meno una parte di te, e allora scopri che quello che i tuoi legami sono fragili. No? Che ciò che pensavi stabilito, definitivo, in realtà si può dissolvere in un istante. Questa consapevolezza che tu dici, che la morte è semplicemente un momento finale, fa parte della vita stessa, un passaggio che comprende la vita, è una consapevolezza della vita più tardi. Ma nell'epoca in cui sono cresciuto, la definizione dell'essere umano come fragile, perché forse invece sì. I conti con il senso di conoscenza, no, certo. Corrisponde è una visione molto cristiana, cattolica, è questa, cioè della fragilità, sì, sì, sì. La morte con la fragilità dell'uomo. Ma non lo so se sono d'accordo, perché in quasi tutte le culture in qualche modo viene esorcizzata, sì, certo. La morte, quindi. Tutte. Secondo me il limite diventa sia il valore delle cose che la vita stessa tua, che altrimenti non avresti. Ma ti mette anche la fragilità di dire di trovargli un senso. Scusa? Sì. La fragilità di trovargli un senso. Proprio perché è limitata, comunque sai che poi c'è un mai. Per questo secondo me dipende da come l'approcci, perché il fatto che finisca probabilmente è l'origine del non senso della vita, perché dovresti però costruire, impegnarti, fare però per poi ci viene... morire. Comunque tutti lo so più che, cioè oltre al senso anche la conoscenza di sé, il cercare di, cioè ti viene la, come dire, la smania di vivere appieno, di conoscere te stesso, tutto, di assaporare. E questa percezione, dall'altro lato, consapevolezza che la mia vita giunta al termine in qualche modo, no? Secondo me, ecco, questa percezione che dicevi tu, dire la morte non ci coglie impreparati, e quando effettivamente arriviamo ancora sul percorso, in qualche misura, noi siamo strutturati in modo da accettarlo quel percorso, perché c'è anche chi attraverso quel percorso non arriva mai a realizzare che sarà il suo ultimo momento probabilmente, mentre invece o in fasi precedenti della vita o per una consapevolezza minore abbiamo anche un po' il mito di essere invulnerabili e quindi sono sempre gli altri a cui succede qualcosa, diciamo, cioè, che aiuta certo.
perché fa talmente paura, no, che in questo dire, no, succede a lui, ma a me non può succedere una cosa del genere, ai miei affetti non può succedere una cosa di questo genere. Tendiamo un pochino, no, a rifiutare questo aspetto.